Questo gol per mia ragazza. Dopo che ZV Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge girone B. Cosa consiste? ZV Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darà loro a disposizione 100 tiri, non un in più, non un in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andranno a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi riuscirà a vincere questa speciale classifica? Chi riuscirà a superare il record di 51 gol? Lo scoprirete insieme piano piano. E scrivete un commento al carissimo ZV. Chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge girone B? Percendete, ragazzi, è giusto? Perfetto, fratello. Perfetto, fratello. Ragazzi, quest'oggi 100 tiri albanese Emanuel Aslani! Direttamente da fabbrica con Mercedes. Ragazzi, allora io vi posso dire questo, che sono arrivato al campo dopo di lui e al campo, proprio all'ingresso del campo, c'è un Mercedes rosso col simbolo dell'Albania e il suo nome sul Mercedes, quindi bellissimo. Si sapere perché. Complimenti per tutto. Grazie. Io ti ho già detto che appunto secondo me tu sei il punto di riferimento social influencer per tutti gli albanesi italiani qua appunto in Italia, e quest'oggi però sei qua a casa mia. Facciamo vedere qualcosa oggi, no? Facciamo vedere qualcosa. Tu, certo. Hai giocato a calcio? No, solo con amici, fratello. Passaggi. Allora, sì. Però me la cavare bene, eh? Sei molto uno cattivo, sì. Tanti contrasti. Io mangio pallone con denti. Ok. Ti presento il tuo sfidante. Signori, ce l'ha un po' anche lui da mangia pallone con denti. Giocavi al leader con me a Melegnano. Può essere, ogni tanto. So. Io ho visto, sì, sì. Io ho visto gente Melegnano di... vicino a Tirana. Già, chi ha detto non ha mai giocato a calcio, ma ha delle scarpe da calcetto. Bellissimo. Questo, no, fa la differenza, perché queste, io. Queste sono. Devo cambiare io. Devo mettere le mie scarpe. Queste. E quelle scarpe messe? Sono. E quelle vere. Andiamo a preparare. Okay. Queste sono scarpe per andare in giro. Ecco qua, porca cane. Queste sono scarpe perfette. Lighiamo bene, se no partire questa. Siamo pronti! Questo me l'ha dato fabbrica. Con questi, se parte anche scarpa, sono morto. Ma sono quelle. Ah, ma sono quelle. Sono quelle antifortunisti. Ovvio. Sì, certo, lo capisci. Con questo ho fatto una carriera di 8 anni di fabbrica. Ma avete tanti palloni qua o no? Sì, perché li buchi. Omo ragno, sei pronto? Signori, che bello essere tornati indietro. Omo ragno. Signori, siamo tornati una volta, tu queste cose non le hai mai viste. Prego, fratello. Voglio un po' di tifo, eh. Certo, oh, adesso andiamo in cabina di regia con fratello albanese. Cabina di regia albanese. Allora abbiamo il nostro Pippo da Tirana. Tirana. Ho la palla, ho la scarpa. Scegli tu. E poi abbiamo il fratello. Bravo. Di Emma. Arder, ragazzi. Arder, quanti gol fa? Quanto è il record, fratello? 54. Oh, è partito. Oh, oh! Ma di mancino, tra l'altro, è partito subito. Cos'è la rincorsa? Ma è mancino? E perché tira di mancino? Mio collega adesso, fratello, qua scaldano i ferro con martello. Adesso fa vedere il suo talento. Sotto la pioggia! Parte con le scarpe, quelle buone. Prego! Oh, dai che piano piano si scalda. A 30 sono contentissimo io. Grande! Il primo gol! Porco cane! Arrivano veloce come Mercedes, eh! Vai Mercedes! Arriva il gol! Vai Manu! Grande, raga! Questa grande parata. La prima risposta. Sì. Ma chi sei, fra? Sono Bocelli, eh. Ma chi è? No, peccato, ha fatto 2 euro gol, ha fatto. Si sente pasta che sta arrivando su. Ho mangiato prima pasta. Ah, ha mangiato per colazione, giusto? Occhio! Con pane, eh. Occhio, pasta. Occhio! Pasta e pane. Gol! No! Va bene. Oh, 2 su 10 con 2 euro gol. Beh, ma buono. Sì, sì. Questo per fare il regalo, mi sembra, eh? Sì, è un regalo. Oh, Borragno, è forte.
Bravo. Allora. Fratello, bene. Hai fatto 2 euro gol, eh? Bene, ma no, benissimo. L'Aquila deve salire. Oh. In Albania. Non è possibile. Con questi capelli, cosa dimmi, succederebbe? Ma tutti gli così dicono sono. Che te li ha leccati Muca, che li hai fatti così? Emma, come stai? Tutto bene? Quanti che gol senso? Ho fatto? Che due gol. 2 gol. Diciamo che 2 ho tirato con scarpe di ferro, però bene. Sei a 4. Adesso iniziamo un po' a scaldatura. Uomo ragno finisce ragnatela e il gioco è fatto. Signori, è tutto pronto praticamente. Adesso andiamo a conoscere un attimo Emanuele Aslani. Perché tu hai detto che vieni da Durazzo, ma a che età vieni in Italia? Io avevo 7 anni. Mio padre è arrivato ancora prima. Dopo ha preso su famiglia. Ormai sono cresciuto qua. Dalle elementari fino a superiori ho lavorato. Che lavoro hai fatto? Fabbrica, porca cane. Fabbrica. Per 8 anni adesso andiamo avanti. Sei influencer. Influencer, comico. Calciatore. Tutto. Ma com'è nata questa passione? Perché comunque sai cosa mi piace? Che sei molto autoironico. Ovviamente scherzo su me stesso. Per parlare così come parlo mi sono ispirato ai miei genitori. Sono stato anche bocciato apposta. Perché facevi troppo ridere. Sì. E quindi dopo abbiamo iniziato a fare video. Lui è mio fratello. Vi siete conosciuti alla scuola? Scuola, però non eravamo stessa scuola. Dopo voglio capire come sono nati effettivamente i social. Dopo te lo dopo spieghi. Ce lo spiego. Calcia che è meglio che sta raffreddando. Giusto. Pronto? Chi è? Sono io da Albania. Io da Albania, tira. Vai Ema! Secondo round! Parte così! E ci siamo! Fai volare l'Aquila! Ah, peccato, era un bel tiro, eh! Attenzione col mancino! Si prova. Oddio! Oh. Tira meglio di me col piede debole! Presa ancora! Oddio! Oh. Che ha preso il ragno! Bravo! Vabbè, il gol c'è stato, sta calciando bene, ha preso la traversa, ha fatto il miracolo Ragnar. Tira di mancino! Ce l'hai anche calamita, porca c***o! Fuori! Ma ne voglio almeno altri 2 gol, dai! Bello! Questo gol per mia ragazza! 20° tiro, rincorsa lunga! Emanuele Aslani! Va bene, mi piace! Continua così! Secondo giro... 4 su 20! Bene, dai! Ma io ti farei fare altri 10 tiri! Terzo round, siamo a 4 su 20! E carico! Falla volare! Fai volare l'Aquila! Emanuel! Oh! Attenzione! Ma dai, ma cazzo ha preso il ragno! Lascia stare, ha avuto fortuna, fratello! Uomo ragno! Ha tagliato l'aria all'Aquila. No! Ancora! Più che altro perché con queste parate poi ho paura che lo demoralizzo. No, ma che no. Ma non si demoralizza lui. Ma scherzi. No! Non si demoralizza! Mamma mia! Così. Un fenomeno! C'è! No! Incrocio pieno! Incrocio non è gol, incrocio! Ho già capito! Cosa? Sicuro aver sbagliato? Ho portato cose da lavoro. Devo prendere misure. È sicuro quella era gol se porta in regolare. Ah, ok, davvero muratori. Prendiamo. Sei in squadra? È giusta? Giusto? Più alta del solito. È giusta? Ha detto sì. Sei pronto? Ascolta, faccio questa challenge da 2 anni. Prossimo giro, prossimo attrezzo. Bello! Oh! Attenzione, please! Perché siamo a 3! Manca l'ultimo tiro, 30° fratello. Tiro! Ah! Ah! Uomo Aquila! Batte uomo ragno! Ah! Mio fratello Albanesi sta spaccando tutto! Per uno che arriva da fabbrica... Sì. Arriviamo tutti da fabbrica. Stanco da fabbrica. Arriviamo tutti da fabbrica. Torniamo invece a noi. Allora, stavamo raccontando. Fai per 8 anni. 8 anni di fabbrica. Di fabbrica. Abbiamo iniziato video con un gruppo di amici su YouTube, anche su Facebook. Ma che video facevi? Albanese. Ma com'è che ti è venuta in mente questa cosa di rappresentare
gli stereotipi dell'Albania? Perché vivo in Italia, sono albanese, queste cose ci sono sempre state. Ok. Sai, ma nessuno che le ha portate a questi livelli, diciamo. Poi con coronavirus ci siamo fermati, chiusi in casa. Ma facevate solo albanese, nel senso che parlavate in albanese? Solo albanese. Sì, sì, ah, parlavate in albanese nei video! Sì, ho detto perché non iniziare con l'italiano, visto che viviamo qua. E il personaggio l'ho portato su TikTok. Ovviamente così piano piano, finché è arrivata anche la canzone. Quando vedi Mercedesi sei sicuro che albanesi. E quella cosa lì ti ha portato lì da Salvini. Portato, che ha cantato con me canzone. Matteo, sei invitato alla 100 tiri, Matteo. Solo sul suo Mercedesi. Con maglia di Milan. E allora va bene, partiamo con la quarta serie, siamo a 8 su 30, che comunque è un risultato a parer mio spettacolare. In crescita. Nella serie dopo andiamo a raccontare di Matteo Salvini e il Mercedes. Ti sento, fratello! Vai! È il tiro così! Scusa, com'era, ragno? Primo è andato! Comunque è salito tanto, sì, perché ha capito un po' la challenge. Attenzione! Attenzione! Ci sono problemi con le ali! Para il ragno! Oh, attenzione! Di mancino a giro? Oddio! Ma stava entrando, Lo guarda fino alla fine? Ancora! Ancora! Questo è per te! Vai! No! Dopo facciamo con destro, dai! Ok! Beh, oh. Bello! Questo è per me! Così! Questo è per me! Dobbiamo aumentare, dobbiamo alzare, più gol! Cambia la marcia! Fuori! 10 su 40. 40 tiri, 10 gol. A me va bene, tu sei un po' dispiaciuto? Sì, posso fare meglio, perché lo so. Comunque, torniamo al discorso di prima. Matteo Salvini, ma perché tu eri con Salvini? Siamo amici vecchi, fratello. Quando sono arrivato qua, io e lui mi ha aspettato. Ah, ti ha ospitato lui? Lui era vicino casa mia. Ok. Non so cosa era venuto per fare, sinceramente. Mi avevano chiamato dei amici che era lì. Molto disponibile lui quando sono andato là. Mi sono presentato e abbiamo fatto il video. Lui non ti aveva mai visto su, perché lui è uno molto social comunque. Secondo me sì. Perché mi ha aspettato molto bene. Record, 4 milioni in 24 ore. E invece stavo parlando con tuo fratello. Sì. Perché avete una bella storia, una storia addirittura marchiata sulla pelle. Esatto. Possiamo far vedere? Albania. Mi spiegava che è il simbolo dell'Albania, ovviamente sì. L'aquila. E questo era... Questo è Kosovo. Kosovo. È il Kosovo, figo. Sì, è il Kosovo. Perché tu sei kosovaro e tu sei albanese. Esatto. Fateci un po' di storia e geografia. Fratello, io non andavo bene a scuola, vuoi che ti spiego anche geografia? Io grazie a tutti. Che siamo fratelli. È tutto uguale. Ah, che è tutto uguale? Esatto. Sì, sì. Va bene. Ci cambia solo un confine, basta. Meglio non parlare, signori, di storia. Qua. Ragazzi, no. Maestro di geografia. Tu preparati per prendere paglioni. Non ti preoccupare, paglioni. Esatto. 10 su 40. Ma devi alzare il livello, Con calma, fratello. Piano piano bisogna farlo. Ah! Cosa fa? Perché con una mano? Dai, ma è un pagliaccio, è un pagliaccio. No! 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 Traversano le cose anche per le aquile. No! Mamma mia! Che gol! Così? E questo lo vedono anche a Tirana, Neanche prova ad aspettarti e non tirare. Ah, questo è un po' sprecato, No! Attenzione! Caos! Caos momentaneo! Ma ancora! Pure palo, no, No. Vamos! Bravo! Guarda l'Eurogol di sinistro! Oddio, palla in movimento! Se la mette sul mancino! No! Questa era una merda! Quanti? Siamo a 50! Continuiamo, dai! Forza! Vai, Ema! Devi recuperare, Siamo a 11, sì. Su 50. 12! Te l'ho detto! Dove la vuoi? Dove la vuoi? Dimmi tu! Mamma mia! Ma come vola la fila! Non me la capisci!
questa è una tua battuta, ragazzi. Lui dice che Tacchino mangia 365 giorni. No, cazzo! Eh? 364! È il 365, il Tacchino lo mangia l'aquila! Vai, fratello, vai! Fai volare l'aquila! Se fa un altro gol, certo. Impazzisco. Per voi! Grande! No! Non fa niente, non fa niente! Rincorsa lunghissima. Sì, sì, sì. Ora tira un missile. Ma tu su palo! Ma che gol è, ragazzi! Portate mai per Tacchino, che oggi anche i capelli te li porto davanti. Giusto, giusto. Sì, ma 4 gol, raga. Sei pronto per ricordi? Prego per ricordi. Pronto per ricordi. No! Oddio! No, no, ci entrare così, no. Va bene, va benissimo, va benissimo, Emma. 15 su 60. Se tu avessi fatto tutti i giri, 4. Uomo raro. Signore, no. Quattro meteorologi. Al simbolo. Quattro meteorologi. Faccia di raga. Al simbolo. Se fai meno di 30. Ah, capito. Devi fare il tirragno qua. Qua. E se faccio io. Mi faccio l'aquila qua. Allora, bene. Bene, ma no, benissimo. Ma bisogna fare molto sì. Meglio. Non lo so, io sono venuto qua per battere il record. Di chilometri con Mercedesi. Okay. Senza multe. bravo. Senza multe, perché sennò multa. Se faccio 20-25 sono contento. Io voglio 25. Ok, speriamo. Allora, io voglio sapere, perché comunque hai parlato di quella canzone. Sì. Ma tu adesso sei un cantante praticamente, perché tuo fratello mi ha detto che fai le date in giro, i concerti. Sì, facciamo concerti, eventi, ma io non sono cantante. Poi ok, faccio canzoni, non sono Mahmood, con cinque io cellulari, non ce li ho io. Faccio date, concerti in giro per eventi, bene. Bene, gli albanesi cosa pensano di te che fai questa cosa, che sei molto autoironico e magari ogni tanto puoi anche sembrare che prendi in giro? Se io devo per prendere in giro il mio paese, me la sto prendendo in giro da solo. Uno, se è intelligente, capisce la cosa ironica. Critiche ce la sono per tutti. 98% sono tutti fieri, positivi. Attenzione, perché allacciarsi le scarpe, cambiare il laccio durante una competizione, vuol dire forza! Vai, Ema! Col trapano della fabbrica! Signori, mi sono rotto il cazzo! Chiamiamo una clean sheet! No! Non so perché non succede! Tienilo dentro! Sì! Mamma mia! Attenzione! Attenzione! No, è finito qua. Oh, okay, mamma mia! Col salto, che balla! Così! Così devi raccogliere palloni, ma dentro porta! Allora dobbiamo puntare veramente i 30, se continua. Se continua così. Questo euro gol. Se lui fa bene, arriva. Di esterno? Ma chi è? Roberto Carlos? Concentrazione. Il terzo gol, il terzo gol, abbiamo finito, signori. Ultimo pallone, Ema. Vai, fratello. No, sprecato così. Sprecato. Rifacciamo. È pioggia. Andiamo ancora. Siamo a 18 su 70. Bene, mancano 30 tiri. Io vorrei che lui arrivasse più di 25. Non devo perdere concentrazione, perché lui mi guarda, io le devo guardare e poi mettere dentro. Signori, arriva in cattedra. Pronti? Deve iniziare con gol. Primo tiro, uno gol, uomo ragno fuori. Raga, penso che sia la 100 tiri in cui il personaggio migliora più drasticamente nell'arco di un paio di giri. Perché primo giro ho detto ok, un altro che fa 10, invece cavolo, ha migliorato tantissimo. Guarda qua. Bravo, Ema! Il 20esimo! Questa te l'ho regalata. Per te è sempre Natale, anche adesso. Prendi il pacco dentro. Bello il pacco! Bello il pacco! Fratello, fai come sei capo di fabbrica. E non me la dà busta paga? Bravo! Oddio! Oh! Oh! Dai,
busta paga, capo di fabbrica! Io so come toccare il mio... veramente capo... Forza, fratello! Grazie per l'incoraggiamento! Basta una volta, una volta, basta. Oddio! Devi fare 30, fratello! Cioè... Ragazzi, io sto impazzendo, devi continuare così! No. No. Va bene, va bene! Buono, 20 tiri, se faccio ancora 8 gol. Fratello, 22 gol. Non è male. Non è male, no. Non è male, mi aspettavo meglio, ma dai, dai, dai. Però anche lui è bravo, gallino lui, tacchino, come tacchino, si chiama? Gallino vola. Però ancora vola, 20 tiri, no? Sì. Ce la facciamo, ce la ce facciamo. Ce la facciamo? Sì, sì, sì. Dai, oh. Siamo pronti. Proviamo ad... cioè io ti ho detto 20, con 25 sarei felicissimo. Con 25 sarei felicissimo. Okay, manca 20 tiri, quindi... 20 tiri, penso però che sia contento. Dobbiamo puntare a 30. Devi fare 3 gol in 20 tiri. Preparati. Dobbiamo puntare a 30. 3 gol, l'obiettivo 3 gol in 20 tiri. Vai, Emo! Forza, fratello! Iniziamo con voi. Peccato! Cosa vuoi che chiama? E le è piaciuto questo dentro? E lì. Fratello, come sai? Vai, andiamo verso 30, Ema! È arrivato freddo da te? Per te, Jacksoni! Quando te lo dedica? Sì, male sempre. Jacksoni! Jacksoni è finita! No, no! Jacksoni! Lo fa! Preparati! È questo quello che mi dedichi! Sì, così! Dai, dai, dai! Emanuele Azzlani! Ce la facciamo a fare il tuo record di 5? Infatti! Finita qua, ragazzi. No, è finita qua. Tu sei il mio idolo, fratello. Ti ho detto per te, per te. Mio idolo. E per mio fratello. Fratello, adesso quando fai gol, ecco, vai là a segnare. Perfetto. Capito? Sei pronto? Anche qualche volta pettina capito. Sarà capito? Guarda la barba però. Ora qua. Di provare a fare più di 30, tipo 33, 34, se proviamo. Ci riesci. Perché se tu provi ad arrivare così in alto, puoi arrivare alla 100 tiri cap. Siamo a chi li dedichi gli ultimi 10? Ascolta, non sbagliare. A mia famiglia. Oh, ho preso lui. Ovvio, ovvio, lui è mio fratello. E anche a voi. Grazie. Grazie. A te no, lui cattivo, eh. Lui cattivo, però quando glielo metto dentro mi dispiace un po'. Va bene allora. Allora va bene. Gli ultimi 10, Emanuele Azzlani, direttamente da Durazzo. Gli ultimi 10 tiri. Parte! Palo! Non è gol! No! Neanche l'ultima serie 1! Vuole contare per clean sheet. Guarda! Palo gol! Palo gol! Palo gol! E palo gol! È finito Ragnatella! Adesso la gol ancora! Non ha mai fatto palo gol per questo gol. Prendilo adesso te lo faccio io. Guarda dove si mette, guarda dove si mette. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, vabbè, ragazzi, chiudiamo tutto. Ciao, dai. Ragazzi, è stato chiudiamo un bel tutto. Piacere. Chiudiamo tutto. Ma che gol ha fatto, ragazzi? No, vabbè. Da fabbrica arriva Rulli adesso. Bravo, fratello. Segna. Tuo è onore. Segna. Qui è entrata. Perché il vero campione si vede alla fine. Bravo! È giusto, giusto. Parole dure. Continua! Ragazzi! Prepara quello per dipingere, fratello! Ecco la parata! Buono? Bella parata! Oh, ragno! Ti ha messo nelle tenebre albanesi, eh? Calma! 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 Occhio, perché questa è la sua rincorsa! Sì. Oh! 31! Fratello, chiudi in bellezza, andiamo a casa con Mercedesi. Ultimo tiro.
Oh, Moragno! Col centesimo tiro parte lui! Oh, va bene, bravo, va benissimo! Bene, bravo, bravo! Siamo fieri di te! Fierissimi! Fratello! Ma poi un'altra cosa! Allora, pennello! Pennello, scarpe, mi hanno portato fortunistiche! Mio fratello! Tuo fratello! Capo di fabbrica! Porco cane! È successo! Comprato indeterminato! È successo! Aumento! Di tutto! Ma sei stato veramente il numero uno! Poso questi giù! Sì, sì, sì! Solo per darti mano, perché sei stato veramente un campione. Grazie. Penso che ha fatto il gol più bello del girone B. Cioè, abbiamo, fatemelo sapere nei commenti, secondo voi questo è il gol più bello del girone B? Vabbè dai ragazzi, complimenti. Io spero, io non lo so se riuscirai a essere in classifica per la... Speriamo, io ho dato io spero mio. Che tu ci sia. Salutiamo anche fratello di Albania, che grazie a suoi detti di fabbrica e tutto quanto. C'era una cosa, succedeva nei momenti in cui gli parlava albanese, non so cosa si diceva, sì, urlavano sì, cose. Sono tecniche per quello che preso per tu. Confonderti. Ragazzi, seguite tutti su Instagram, YouTube, Facebook, e anche YouTube kosovaro. Tutto. Il nostro Emanuele Aslani. Grazie fratello. Dobbiamo fare auguri per questa tua emissione bellissima. Emissioni. Dobbiamo fare emissioni, chiamo io. Sì. Cos'è emissione? Emissioni questi che fate voi. Di CO2. Ah, infatti, no. E io ti aspetto a fare fit con Pata. Canzone con Pata. Perfetto. Ragazzi, un bacione. Iscrivetevi. Grazie a questi ragazzi. Grazie a Ragno di Melegnano. Signori. Ci vediamo.